Ok, allora buongiorno. Oggi abbiamo come ospite Fabrizio Salmoni, autore di I Senza Nome, il servizio d'ordine e la questione della forza in lotta continua, che è uscito per Deriva Prodi nel 2022. Ti chiedo perché questo libro è prezioso, nel senso che racconta la storia di lotta continua, ma non la storia che siamo soliti ascoltare, ma una storia diversa. Il perché di questa storia diversa. In effetti una storia diversa era proprio un pezzo del sottotitolo che originale, che però l'editore, giusto per le sue valutazioni, ha voluto togliere. Però è una storia diversa perché è narrata tramite un buon numero di testimonianze di ex militanti, quindi testimonianze dirette. E che ha più in genere dovrebbe avere un valore maggiore che non ricerca solo basata su fonti. Dopodiché ci sono tante fonti che non erano mai state usate, perché qui si entra un po' nell'argomento di una delle chiavi di lettura del libro, perché la versione che finora è stata diffusa dello scioglimento di Lotta Continua è una versione, diciamo, abbastanza non verosimile, diciamo così. Questa è stata la versione degli ex leader che hanno diffuso una narrazione per cui Lotta Continua si è sciolta per tutta una serie di maremoti interni all'organizzazione che secondo loro non era possibile governare, ed erano entrati troppo in conflitto, per cui il discorso che Sofri aveva fatto a Rimini sul terremoto, che non si poteva governare il terremoto, che anzi bisognava vivere bene col terremoto, sanciva un po' la fine di Lotta Continua sulla base di questa idea. C'è stato anche un altro ex dirigente, almeno non nazionale ma torinese, di Lotta Continua, che è De Luna, attuale storico, che era un dirigente da Torino, continua, che ha coniato un po' il termine, la provvida eutanasia. Cioè, secondo lui, la continua è arrivata a un punto per cui doveva per forza morire di morte sua. Questo per sintetizzare molto, diciamo. Però il libro invece vuole dimostrare che Lotta Continua si è sciolta sulla scelta di continuare a essere un'organizzazione, un partito di lotta sul terreno di classe, o un partito come avevano scelto e hanno cercato di condurre, hanno condotto lo scioglimento di Lotta Continua, o doveva essere un partitino di opinione con qualche parlamentare, un giornale e qualche radio. Per ragioni così, un po' per ambizione personale, ma soprattutto perché il gruppo dirigente aveva perso da tempo la capacità di analisi politica, aveva fatto condotto la Lotta Continua a fare degli errori madornali, e soprattutto si erano spaventati di quello che loro avevano evocato, cioè lo scontro generale nel paese, che loro avevano evocato. E poi, quando lo scontro generale c'è stato, ed è stato piuttosto duro, forte, con dei morti, con una legge reale che ha dato la possibilità alla polizia di sparare praticamente liberamente, tutta una serie di ragioni per cui questo gruppo dirigente ha optato per abbandonare questo loro ruolo e lasciare Lotta Continua al suo destino, cioè che ovviamente si sciogliesse, perché non era preparata a un non scontro come quello che ci fu a Rimini, perché non ci fu uno scontro di mozioni come un normale congresso. Si lasciò andare perché il gruppo dirigente abbandonò la scena. Quindi la storia diversa è la storia narrata su base documentale, perché non è né una mia analisi né una memorialistica, diciamo,
ma una vera e propria ricerca storica su testimonianze, documenti interni e soprattutto interviste o dichiarazioni rese da diversi esponenti di quel gruppo dirigente negli anni successivi che abbiamo recuperato e abbiamo sistematizzato gli abbiamo dato un senso. Abbiamo scoperto che aveva un senso anche economico, di smettere con lotta continua, e quindi insomma questa è la storia diversa, narrata attraverso il punto di vista dei militanti di base, soprattutto i militanti di servizio d'ordine che erano un po' la punta avanzata della forza politica di lotta continua. Grazie, sì. Infatti appunto ti chiedo direttamente, anche perché è nel sottotitolo, anche perché è una questione centrale, che cosa rappresenta il servizio d'ordine al di là, diciamo, di una mera questione di autodifesa? Rappresenta l'identità rivoluzionaria di quello che voleva essere lotta continua, perché la dottrina, il principio che stava dietro a un apparato prima di autodifesa, poi comunque si è sviluppato in un vero e proprio braccio militare dell'organizzazione, serviva a dare corpo alle conquiste sul terreno, secondo il principio che le conquiste vanno ottenute e poi vanno difese, perché ci mette poco. In una notte una polizia può sgomberare un'occupazione di case, ma per arrivare all'occupazione di case c'è un lavoro politico enorme dietro, c'è le passioni, c'è tutta una serie di cose, e se non lo difendi è un lavoro che finisce lì. Ed è la differenza tra un partito che si voleva rivoluzionario, che agiva su un terreno di classe, e un partito, appunto, come dicevo prima, di opinione, di testimonianza, che esprime dei giudizi e dell'analisi, ma poi non ha, presa sul terreno, sulla realtà, insomma. Sì, esatto, anche perché comunque c'è stata una parabola e appunto, come secondo me bene riesce a rendere nel libro, si è trattato proprio per un certo lasso di tempo di rappresentare una prospettiva di scontro generale all'interno di un contesto di una contingenza specifica. Quindi poi ti lascio e ti chiedo qual è il lascito e quindi il perché leggere e scrivere un libro di questo genere nel 2022 a 45 anni di distanza appunto dalla dissoluzione Me di l'ha lotta chiesto continua. pochi giorni fa un compagno notar della Val di Susa, ha detto: perché cosa c'è di attuale in questa cosa, in quella questione della forza? È quella che dicevo prima, cioè la questione della forza, cioè il valutare come conquistare e difendere i propri obiettivi, è parte ineludibile di un movimento che vuole praticare il lavoro politico e soprattutto avere degli avanzamenti anche sul terreno, non solo magari spazi fisici, ma anche spazi di diritto, tipo imporre il proprio diritto di stare in piazza. Bisogna difenderlo perché, come sappiamo, più in questi giorni che allora, che ci va poco a non farti fare un corteo, insomma, e se lo fai ci sono le conseguenze immediate. Grazie, perfetto, grazie. Grazie a voi.